Cari amici della notizia, buonasera, mi vedete con la mascherina, adesso a breve la toglierò, anzi la tolgo subito. Vado subito a presentarvi una nuova puntata e un nuovo ospite, un grande ospite, perché è un piacere e un onore. Tra le altre cose, una persona che ultimamente non andava in televisione da tanto e ha fatto questo regalo a noi e a voi, telespettatori della notizia, e di Unica. Ve lo presento subito, è qui con noi in studio Giuliano Pisapia. Buonasera, onorevole, perché oggi è europarlamentare, quindi possiamo chiamarlo onorevole. È un avvocato, un giornalista, uno scrittore, è stato deputato per due legislature con Rifondazione Comunista e poi è stato sindaco di Milano, quindi sindaco della città metropolitana e oggi è parlamentare europeo. Buonasera, deputato onorevole. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie dell'invito. Effettivamente è vero che era un po' che, quasi un anno, che non, per mia decisione non andavo in TV, ma in questa sfida che sta facendo, in questa trasmissione che sta facendo Unica, mi piace molto e quindi ho aderito facendo uno strappo a quello che mi ero ripromesso. Bene. Senta, lei ha avuto tanti incarichi, come abbiamo detto prima, e tra le altre cose è stato sindaco di Milano. È stato quello l'incarico più importante, secondo lei, che ha ricevuto? Beh, sicuramente è stato quello più appassionante. Io ricordo anche con a livello di importanza quando per la prima volta sono stato eletto parlamentare come indipendente nelle liste della Fondazione Comunista, improvvisamente e in maniera assolutamente del tutto imprevista per me, sono stato eletto presidente della Commissione Giustizia della Camera, che chiaramente era un po' quello che sognavo allora, quello che era il mio lavoro, ma soprattutto la mia passione, quello dei diritti, del diritto e dei diritti. Oggi devo dire, dopo l'esperienza parlamentare a livello europeo e dopo l'esperienza di sindaco, dico che l'esperienza di sindaco, di chi opera, si impegna politicamente sul territorio, è la più complicata, la più difficile, ma assolutamente la più bella. Quella, perché vedi subito se hai fatto delle cose positive o no. Lo vedi quando esci da casa, vai a Palazzo Marino, vai nel territorio dove sei impegnato e dal sorriso delle persone o dai loro rilievi, sempre educate, ho avuto questa fortuna, capisci che hai fatto qualche cosa di positivo. O, davanti alle critiche, ti permette di riflettere e forse anche di cambiare percorso. Critiche che possono essere anche sempre costruttive, non è che devono essere sempre negative, no? Ma io sono, credo di essere molto fortunato, perché a me spesso capita di sentire anche persone che non mi hanno votato ma che mi ringraziano per quello che ho fatto e sia miei elettori sia non miei elettori mi trattano con simpatia e in ogni caso quando criticano mi fanno anche delle proposte alternative. Questo secondo me è anche la buona politica, non solo criticare ma anche avere delle opzioni diverse, più realizzabili, più giuste e poi nelle grandi sfide decidono chi aveva ragione e chi non aveva ragione. Certo. Senta, quale emozione ha provato quando è stato eletto sindaco di Milano? Perché non è una roba che capita tutti i giorni, giusto? No, non capita tutti i giorni, ma soprattutto è capitato dopo una campagna elettorale entusiasmante, con una passione di buona politica, di impegno politico, di volontà di ascolto, ma anche di fare le cose che credo che sia difficilmente ripetibili. Però è stata importante, ancora adesso mi capita dei ragazzi giovanissimi che mi dicono erano in braccio a mia mamma in Piazza del Duomo quel giorno. Ecco, però questo dico non è tanto merito mio, ma è merito di chi ci ha creduto ed è merito poi dei cittadini milanesi, non solo milanesi, che si sono impegnati per dare prospettive molto positive alla nostra città, al nostro territorio. Certo. Senta, la politica e la società civile, tanti auspicano sempre più collaborazione tra le parti. Lei cosa ne pensa? Ma,
Io, più che pensarlo, ho cercato di farlo nella mia esperienza politica, sia in Commissione Giustizia, in un rapporto con la magistratura, con l'avvocatura, con gli operatori del diritto, con l'università, perché serviva cambiarsi le idee e poi avere il coraggio di farle. Credo che poi sul territorio è ancora più importante riuscire a fare delle cose il più estese possibile, il che non significa fare dei compromessi non nobili, ma trovare delle mediazioni alte e nobili avendo sempre l'interesse comune come priorità assoluta. Quindi credo che questo rapporto tra chi è impegnato in politica e chi invece fa cittadinanza attiva è fondamentale veramente per fare bene e per fare il bene. Certo. Senta, qualche settimana fa è venuto ospite qua in trasmissione Franco D'Alfonso, che è Alleanza Civica, ma sta preparando anche una nuova avventura. Vuole inviargli un messaggio? Parliamo di un amico, di una persona che ha una passione per la politica in senso positivo, che si vede dal momento in cui, credo, si sveglia, al momento in cui finiscono anche a tarda notte gli incontri, le riunioni. È stato una delle prime persone che hanno creduto in me quando mi sono candidato a sindaco e ha sempre delle idee originali e capaci poi di dare un contributo al miglioramento di quello che sta accadendo. Quindi gli dico buona fortuna e sicuramente come lui c'è stato quando mi sono impegnato io ci sarò quando lui si impegnerà. Io poi sono dell'idea che bisogna sempre trovare la modalità di allargare il più possibile coloro che hanno idee analoghe o simili alle tue. L'obiettivo è lo stesso. Certo. Senta, stiamo vivendo il periodo segnato dal coronavirus. Ci auguriamo che passi quanto prima, come tutti. Tutto il mondo economico è in forte crisi, non è solo i ristoratori o i bar, come si diceva qualche tempo fa, ma ormai la crisi è un po' per tutti. C'è anche molta paura per la tenuta del sistema sanitario. Lei cosa ne pensa? Ha una sua visione della cosa? Guarda, io quello che dico, la differenza, lo dicevo prima, tra fare il parlamentare europeo e fare il sindaco è quello che il parlamentare europeo in genere vede le cose diventate realtà dopo 5, 10, 15 anni da quando le ha proposte. Oggi invece troviamo in una situazione diversa. Finalmente l'Europa ha dato il segnale che la solidarietà è fondamentale con questi grandi investimenti che l'Europa mette a disposizione dei singoli stati. Io credo che in questa situazione sanitaria non chiedere, ottenere, oltretutto risparmiando anche per gli italiani, oltre 300, tra 300 e 500 milioni di interessi il MES e quindi quello che mette a disposizione per la sanità l'Unione Europea è assolutamente sbagliato. Diciamo di sì e poi l'importante è utilizzare bene queste somme perché ne abbiamo bisogno e ne avremo anche bisogno in futuro, comunque vadano le cose. Certo. Senta, e appunto a livello europeo, visto che lei è un parlamentare in carica attualmente, la situazione in Europa com'è? Ma guarda, c'è una cosa che mi è accaduta proprio mezz'ora fa, mi è arrivato un sms del presidente della commissione affari esteri, una delle due commissioni di cui faccio parte, che invitava formalmente a non andare a Bruxelles ma di fare la riunione che avremo lunedì prossimo, che sarà una riunione anche molto importante, dalla distanza. E il discorso è che in questo momento è meglio muoversi il meno possibile, se non assolutamente necessario, stare nella propria città, nella propria casa e lavorare per quello che è necessario. Io credo che l'Italia, dicono, è messa bene rispetto all'Europa. Io credo che qua o la vinciamo tutti insieme o la perdiamo. Io credo che dobbiamo vincerla tutti insieme. Certo. Senta, invece la questione smart working, come vede l'utilizzo dello smart working, del lavoro da casa, diciamo, il lavoro agile? Ma guardi, ci ho creduto da sempre. Ci ho creduto da sindaco di Milano, l'abbiamo sperimentato e proprio Milano in quel periodo ha fatto dei passi avanti giganti su questo tema, che non è solo la parità di genere, che pure come sindaco ho avuto sia nella mia giunta, sia nelle persone indicate per avere ruoli importanti nelle partecipate del comune. Ma questa idea che si possa anche lavorare da casa, chiaramente tenendo conto delle singole situazioni, è molto utile. Non deve diventare una doppia schiavitù, soprattutto delle donne. Deve diventare una potenzialità di cui chi ha bisogno possa usufruirne. E non crea
aspetti negativi rispetto al servizio che poi il singolo lavoratore deve dare o deve fare. Io ho in questo periodo in Parlamento europeo e mi chiedo perché non lo faccia anche il Parlamento italiano, anche se posso capire le differenze, stiamo votando a distanza, proprio non si può andare a Bruxelles perché la situazione è a rischio, non si può andare a Strasburgo perché è ancora più a rischio, e però votiamo a distanza, discutiamo a distanza, facciamo e valutiamo gli emendamenti a distanza e stiamo facendo delle cose positive. Quindi certo. L'Europa ha compreso che è un momento difficile per tutti, ma che se ne esce solo insieme. I singoli paesi non riescono a risolvere il problema, perché malgrado tutti gli aerei continuano a trasportare persone da una città all'altra, da un territorio all'altro, e le frontiere alla fine sono aperte. Certo. Senta, lei tra le altre cose è anche un garantista. La questione della giustizia in questo momento, lei come la definisce, giustizia italiana? Un piccolo disastro, dico piccolo perché voglio essere ottimista, la situazione è difficile, io sono convinto che sia nella magistratura, nell'avvocatura, nell'accademia ci sono persone di altissimo livello, ma purtroppo troppo spesso la giustizia in questi anni e direi anche in questi decenni è stata strumentalizzata per finalità che nulla hanno a che vedere con la giustizia. Oggi non, la presunzione non colpevolezza è un dire ma non un fare e un pensare, il che comporta effetti negativi soprattutto per gli innocenti, soprattutto per le parti offese, per chi subisce dei reati. Bisogna veramente trovare e ritornare a quello che si era prospettato, ad esempio nel 1996, quando come Presidente della Commissione di Giustizia mi sono occupato quasi esclusivamente di quello, o anche nei primi anni successivi, di un vero e proprio cambiamento, avendo dei principi molto sani, ma dei principi che non possono essere violati dal fatto che un certo episodio può sembrare di responsabilità di una persona fin quando non c'è un giudizio. I tempi dei processi sono estremamente lunghi. Io credo che chi chiede giustizia o chi è accusato di qualche cosa deve avere in tempi ragionevolmente brevi le sentenze. Ecco, ci sono mille strumenti, li abbiamo portati avanti in molti casi, ma ogni volta sono state poi, con la nuova legislatura, messe da parte. Voglio solo ricordare, per dire una cosa relativamente attuale, che quando nella scorsa legislatura il ministro Orlando ha fatto delle proposte, dopo un confronto molto aspro ma anche molto propositivo con la magistratura, con l'avvocatura, con l'accademia, aveva fatto delle proposte, in parte anche che hanno avuto un'ampia maggioranza, per rendere la giustizia più celere, più efficiente, più garantita e più garantista. Poi è arrivata un'altra maggioranza e tutto quello è stato buttato a mare. Senta, è un piccolo commento anche sul caso Regeni, perché è ancora un caso aperto, non è che è un caso chiuso. È un caso aperto, purtroppo di Regeni ce n'è uno, ma ce ne sono anche tanti altri nelle prigioni, non solo di vari paesi europei e non europei, e anche su questo il Parlamento europeo deve fare di più. I temi dello Stato di diritto, della democrazia, del rispetto dei diritti e anche dei doveri deve essere sempre di più una priorità. Finita questa pandemia superata, noi dovremo trovare il modo per farla diventare concretamente una priorità, dando delle risposte ai bisogni, dando delle risposte alla giustizia e soprattutto creando le condizioni per, come dicevo prima, una giustizia che possa essere veramente al servizio dei cittadini. Ecco, e poi l'altra cosa che voglio dire è una frase di una bellissima, di una eccezionale giurista di qualche decennio fa, che diceva: quando la politica entra nelle aule di giustizia, la giustizia scappa inorridita. Ecco, la giustizia è una cosa, la politica è una cosa parallela, ognuno ha i propri ruoli, ma incidere l'uno nell'altro è deleterio, sia per la politica che per la giustizia. Certo. Senta, io volevo chiudere un po' gli ultimi minuti di trasmissione parlando di giovani con lei. Lei ha scritto a quattro mani con Lia Quartapelle il libro La politica raccontata ai ragazzi, un libro che racconta le varie personalità politiche, il loro attivismo, che può comunque aiutare i ragazzi a farsi una loro idea nel rispetto e l'interesse collettivo. Ci può dire qualcosa di più di questo libro?
Sì, è un libro che è stato pensato proprio perché andando in giro per le scuole, andando a parlare con i giovani, ma anche con i meno giovani, la politica è troppo spesso vista come qualcosa di sporco. La politica è collegata con la corruzione, è collegata con l'interesse personale. Ecco, la mia esperienza, ma anche quella di Lia Quartapella, è quella invece di dire che la stragrande maggioranza di chi è impegnato in politica lo fa perché crede in un vero cambiamento, in un miglioramento, e soprattutto non lo fa nel proprio interesse personale. C'è chi lo fa per interesse personale, c'è chi ce lo fa anche violando la legge, ma sono una minoranza di cui purtroppo si parla troppo spesso. È giusto parlarne, ma non farla diventare la priorità. Questo libro è rivolto soprattutto ai giovani per dire che la buona politica esiste e che anche loro, nel loro piccolo, possono partecipare, perché anche dalle piccole cose che non sono in ruolo istituzionale, si può fare qualche cosa per convincere chi ha idee diverse dalle tue, per discutere, per confrontarsi e per avere delle proposte e delle idee, che poi possono, se uno vuol fare anche, avere un impegno in politica istituzionale, possono essere utili per dare un contributo al miglioramento in tutti i campi del nostro Paese. Certo. Ancora una domanda in merito ai giovani, chiudiamo anzi questa parentesi, parlando di... Si stanno registrando molti episodi di violenza tra i giovani, ai massimi livelli. Mi riferisco anche ai tanti episodi di violenza gratuita che hanno visto anche tipo la morte di giovani, come il caso di Willy Montero Duarte. Che messaggio può dare la politica oggi ai ragazzi? La politica può dare un messaggio molto molto semplice: essere presente sul territorio, ascoltare, discutere e poi fare le cose. Il senso anche del libro che abbiamo fatto con Lia Quartapella era soprattutto quello: parlare di politica non solo con le parole ma anche coi fatti, dimostrando quello che è stato fatto, criticando quello che non è stato fatto, ma con la concretezza dell'agire e non solo del parlare. Io dico sempre: bisogna fare qualche cosa di positivo, non basta dirlo, bisogna poi farlo, altrimenti perdi credibilità. Quindi credo che ai giovani dobbiamo dare questo messaggio, dimostrando che è possibile cambiare meglio. Senta, le chiedo ancora una cosa, una curiosità, ma non le chiedo ovviamente in merito all'operato del sindaco Sala, perché sicuramente è positivo. Il futuro di Milano, lei come le vede, visto che tra qualche mese ci saranno delle elezioni, che futuro sarà Milano? Ma Milano ha una caratteristica importante, cioè che specialmente negli ultimi decenni i sindaci sono sempre stati capaci di portare avanti, quindi aumentare le positività della città in un contributo, in un confronto positivo col pubblico, col privato, col terzo settore, col volontariato. Quando si mettono insieme queste forze si vincono tutte le sfide. Io credo che Milano l'ha fatto in passato, lo sta facendo adesso e lo farà anche in futuro. Perfetto. Io ringrazio Giuliano Pisapia per essere stato in studio qua con noi, spero magari di rivederla presto. Io ogni tanto vengo al Parlamento Europeo a fare una trasmissione, capiterà che magari piano piano si riprenderà a fare la trasmissione. Allora ci rivediamo a Bruxelles e grazie a tutti gli spettatori. Volentieri. Intanto ricordo gli amici da casa che vedete questa trasmissione su Unica, canale 12 della provincia di Lecco e Sondrio, a lunedì sera alle 22 e sul 193 in tutto il resto della Lombardia. E poi in webradiomilano1.it questa intervista con Giuliano Pisapia è disponibile. Grazie a tutti, state con noi, grazie ancora per... Grazie a lei. Grazie, buona serata.